Ecco. Allora, carissime colleghe, carissimi colleghi, benvenuti per questa conferenza stampa, questo briefing di introduzione al Sinodo, attesissimo, come vediamo, dalla vostra presenza numerosissima. Abbiamo qui al nostro tavolo il Cardinale Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, e il Sottosegretario, Sua Eccellenza Monsignor Fabene, e quindi sono un po' il top dell'istituzione che guida questo evento così importante che il Papa ha voluto anche con una forma nuova, con le due tappe famose del Sinodo straordinario e del Sinodo ordinario successivo. Ma io non prendo altro tempo al Cardinale Baldisseri che ci fa da par suo la introduzione generale e poi dopo ci sarà spazio per domande, per approfondire, per vedere come gestiremo anche i nostri rapporti di comunicazione in questo tempo e così via. Grazie Eminenza di essere qui e allora a lei la parola. Un buongiorno a tutti, in particolare saluto Padre Lombardi, Monsignor Fabene e tutti voi operatori dei mezzi di comunicazione presenti oggi. Domenica prossima, con la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre Francesco, si apre la terza assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. Fin dall'inizio del suo pontificato, Papa Francesco ha indicato con tre verbi, camminare, edificare e confessare, una linea di azione pastorale nella quale si inserisce l'istituzione sinodale, che ha come scopo di aiutare i vescovi a camminare cum Petro e sub Petro in una Chiesa sempre più aperta e missionaria per le strade del mondo. Infatti la parola sinodo, dal greco sinodos, significa camminare insieme. L'Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, proprio in quanto straordinaria, è convocata per affrontare un argomento particolarmente urgente, con direttive adeguate al momento attuale per il bene di tutta la Chiesa. Tale assemblea differisce da quella ordinaria e da quella speciale anche per il numero ridotto dei partecipanti e per la breve durata. Inoltre, in questo caso, per volontà del Sommo Pontefice, l'assemblea straordinaria rappresenta il primo momento di un percorso che si concluderà con l'assemblea ordinaria prevista per il 2015. In questo itinerario sinodale è da includere anche il concistoro dei cardinali del 20-21 febbraio scorso, in cui è stata presentata la tematica che adesso l'assemblea si appresta ad affrontare. All'evento sinodale si aggiunge la grata notizia della beatificazione di Papa Paolo VI, che avrà luogo domenica 19 ottobre prossimo, alla conclusione del sinodo. E tale beatificazione nel contesto sinodale costituisce un importante segno di collegialità, perché questo grande pontefice del XX secolo
non solo ha guidato e concluso il Concilio Vaticano II, ma ha anche istituito il Sinodo dei Vescovi, accompagnandone i primi passi. Infatti, nel prossimo anno 2015 celebreremo con gioia il 50° anniversario sia della chiusura del Concilio Vaticano II sia l'istituzione del Sinodo dei Vescovi. Composizione dell'Assemblea straordinaria. Secondo l'Ordo Sinodi Episcoporum, all'Assemblea Generale straordinaria prendono parte come membri ex ufficio i capi delle chiese orientali cattoliche sui iuris, i presidenti delle conferenze episcopali nazionali o di più nazioni e tre religiosi eletti dall'Unione dei Superiori Generali. Inoltre, il Santo Padre nomina anche alcuni membri secondo le medesime norme sinodali. I padri sinodali che parteciperanno a questa assemblea saranno in totale 191. Suddivisi nelle tre seguenti categorie: 162 ex ufficio, 3 ex elezione, 26 ex nominazione pontificia. La provenienza dei padri dai 5 continenti è così ripartita: 42 dall'Africa, 38 dall'America, 29 dall'Asia, 78 dall'Europa e 4 dall'Oceania. Appartengono ai membri ex ufficio i capi dei 13 sinodi dei vescovi delle chiese orientali cattoliche su iuris, i presidenti delle 114 conferenze episcopali, i capi di 25 dicasteri della Curia Romana. Per disposizione del Santo Padre, tra i membri ex ufficio si aggiungono i presuli che fanno parte del 13° Consiglio Ordinario, che hanno il compito di preparare l'Assemblea straordinaria. Sono membri ex elezione i tre religiosi eletti dall'Unione dei Superiori Generali e infine anche i 26 membri di nomina pontificia provenienti da diverse parti del mondo prendono parte all'Assemblea sinodale. Tra i 191 padri sinodali si contano 61 cardinali, un patriarca cardinale, 7 patriarchi, un arcivescovo maggiore, 67 arcivescovi tra cui 2 metropoliti, 3 titolari e 2 emeriti, 47 vescovi tra cui 1 titolare, 2 vicari apostolici, 1 esarca apostolico, 1 emerito, 1 vescovo ausiliare, 1 sacerdote prelato e 6 religiosi. Inoltre, prenderanno parte a questa assemblea sinodale altri invitati provenienti da diverse culture e nazioni, 16 esperti o collaboratori del segretario speciale, 38 uditori e uditrici, 8 delegati fraterni. Degno di nota è il fatto che a motivo di un'assemblea che tratterà della famiglia si è voluto dare particolare rilievo alla coppia di sposi, genitori e capi famiglia, complessivamente quindi a 12 persone, a 12 coppie, sono 12 coppie. Anche tra gli esperti sarà presente una coppia di sposi. Infine, siamo ben lieti di accogliere i delegati fraterni che come rappresentanti di altre chiese e comunità ecclesiali certamente condividono con la Chiesa Cattolica la sollecitudine per l'evangelizzazione e la cura pastorale delle famiglie nel mondo odierno. Coppie quindi sono 12 più 1, 13, perché tra gli esperti vi è una coppia di sposi. Prospettive e novità. Tra le novità riguardanti l'ormai imminente Assise emerge la volontà del Papa di intraprendere un cammino sinodale innovativo e originale che si articola in due momenti: l'attuale assemblea straordinaria sul tema le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione e quella ordinaria del prossimo anno che avrà come oggetto la vocazione
e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Nello spirito sinodale della comunione fraterna si è già svolta la fase preparatoria di questa assemblea, nella quale ha risuonato la voce di tutto il popolo di Dio, vescovi, presbiteri, diaconi, persone di vita consacrata e fedeli laici. Attraverso il questionario allegato al documento preparatorio si sono espresse non solo le conferenze episcopali e altri aventi diritto, ma anche molti sacerdoti religiosi e laici, sia individualmente che come appartenenti ad associazioni, gruppi e movimenti. Con le proprie osservazioni essi hanno manifestato il loro pensiero sulle questioni più rilevanti in rapporto alla famiglia nell'attuale contesto. Il questionario ha così consentito di far emergere molteplici aspetti della realtà presente nelle chiese particolari, nelle parrocchie, nelle associazioni e nei diversi ambienti della pastorale familiare. L'alto numero delle risposte è dovuto da una parte all'argomento del sinodo, che riguarda la vita delle comunità e delle famiglie e delle persone, e che rispecchia anche la sollecitudine pastorale che i vescovi hanno sempre avuto nei confronti della famiglia. D'altra parte, l'ampiezza del materiale pervenuto è senz'altro indice di quale franchezza e libertà con cui è stata condotta la consultazione. Tale ampia libertà di espressione caratterizzerà anche l'assise sinodale, che certamente si svolgerà in un clima di rispetto per ogni posizione, di carità vicendevole e con autentico senso costruttivo. Tutti siamo consapevoli che la comunione fraterna cresce nella libertà per la quale si arricchisce il dibattito e si possono individuare le scelte pastorali più adatte alla famiglia nel contesto odierno. Infatti, è importante esprimersi chiaramente e con coraggio. Manifestare il proprio pensiero rivela la qualità dell'uomo, rendendolo responsabile davanti a Dio e agli uomini. Nel clima di un confronto sereno e leale, i partecipanti saranno chiamati a non far prevalere il proprio punto di vista come esclusivo, ma a cercare insieme la verità. Non si può dimenticare che la verità è in primo luogo la persona stessa di Cristo, figlio di Dio e figlio dell'uomo, e non un concetto astratto, frutto di speculazione filosofica o teologica. Gesù Cristo, il primo evangelizzatore, ha camminato tra la gente, si è rivelato con parole e segni, annunciando il regno di Dio, cominciando dai poveri e dai più deboli, spendendo la sua vita per amore di tutti, fino al compimento pasquale. Altri elementi nuovi toccano l'organizzazione dei lavori e dunque riguardano la metodologia interna dell'Assemblea. In primo luogo, la relazio ante disceptazione presenterà qualche elemento di novità. Infatti, la Segreteria Generale ha chiesto ai padri sinodali di trasmettere in anticipo il proprio contributo, segnalando l'argomento su cui intendono intervenire in aula, rispettando l'ordine tematico. Nella stesura della relatio ante disceptationem è stato tenuto conto di tali testi utili al fine di poter organizzare con ordine l'agenda tematica. In questo modo la suddetta relatio diventa un testo di riferimento su cui lavorare durante gli interventi in aula. In secondo luogo, durante il dibattito in aula, che avrà luogo nella prima settimana, a partire dalla seconda congregazione generale, si seguirà l'ordine tematico stabilito secondo l'instrumentum laboris. E qui ricordo i temi nell'ordine: il disegno di Dio sul matrimonio e famiglia, prima parte, capitolo 1, la conoscenza della Sacra Scrittura e del Magistero
sul matrimonio e famiglia, prima parte, capitolo 2, il Vangelo della famiglia e la legge naturale, prima parte, capitolo 3, la famiglia e la vocazione della persona in Cristo, prima parte, capitolo 4, la pastorale della famiglia e le varie proposte in atto, seconda parte, capitolo 1, le sfide pastorali sulla famiglia, seconda parte, capitolo 2, le situazioni pastorali difficili, seconda parte, capitolo 3, le sfide pastorali circa l'apertura alla vita, terza parte, capitolo 1, la Chiesa e la famiglia di fronte alle sfide, alla sfida educativa, terza parte, capitolo 2. Questo si potrà distribuire. Sì, sì, ce l'hanno. Ogni congregazione generale si aprirà con l'annuncio del tema da parte del presidente delegato di turno, cui seguirà l'intervento di una coppia di sposi uditori, che offriranno ai padri sinodali la loro testimonianza di vita familiare, contribuendo a far conoscere ed arricchire il confronto sull'azione pastorale. In terzo luogo, la relazio post disceptationem, cioè al termine della prima settimana, costituirà la base per il proseguo dei lavori della seconda settimana, nei circoli minores, la seconda settimana è dedicata ai circoli minores, o ai gruppi di studio, che i padri prenderanno in esame in vista del documento finale detto Relatio Sinodi. Questo documento, infine, sarà consegnato al Santo Padre. E ora riguarda la comunicazione. Le novità riguarderanno anche questo rapporto con i mezzi di comunicazione. Ogni giorno ci sarà un briefing diretto dalla sala stampa con la collaborazione degli addetti stampa e la partecipazione di alcuni padri sinodali. Il bollettino della sala stampa conterrà le informazioni del giorno. Inoltre sarà attivo il servizio Twitter per trasmettere in tempo reale la sintesi delle notizie più importanti. Darò poi alcune spiegazioni in più, forse voi avete qualche domanda da fare, dopo quindi darò alcune spiegazioni in più circa queste comunicazioni alla stampa e ai mezzi di comunicazione. I lavori dei padri sinodali saranno accompagnati dalla preghiera del popolo di Dio. Questo per noi è molto importante. A Roma, nella cappella della Salus Populi Romani, della Basilica Santa Maria Maggiore, alcuni momenti di preghiera saranno guidati dalla Diocesi di Roma e ogni sera alle ore 18 un vescovo o un cardinale celebrerà, naturalmente membro del sinodo, celebrerà la Santa Messa per la famiglia. Significativa sarà la presenza delle reliquie dei beati coniugi Zélie e Louis Martin e della loro figlia Santa Teresa del Bambino Gesù e quelle dei beati coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi. Nel mondo intero si pregherà nei santuari, specialmente quelli dedicati alla Sacra Famiglia, nei monasteri, nelle comunità di vita consacrata, nelle diocesi e nelle parrocchie. Termino per dirvi la mia gratitudine a tutti quanti per la presenza e l'attenzione che mi avete riservato. Auspico che il sereno lavoro sinodale venga sostenuto dalla vostra competente professionalità, mediante la quale giungerà all'opinione pubblica il contenuto autentico dell'Assemblea sinodale. Molte grazie. Grazie a lei, Eminenza. Non so se il segretario, Monsignor Fabini, ha qualcosa da aggiungere. No. Allora diamo subito la parola a voi e poi aggiungeremo magari delle precisazioni che credo vengano anche domandate sul modo in cui
vi serviamo durante questi giorni da parte della sala stampa e delle comunicazioni. Ma anzitutto, se qualcuno ha da fare delle domande più generali al cardinale, ecco che tocca a loro. Abbiamo, come al solito, Angela e Cindy. Tanto Angela Ambrogetti. Funziona il microfono, vabbè. Funziona. Angela Ambrogetti di Corazim, una domanda proprio sull'informazione, un po' più dettagliata. Allora, ho capito bene, il testo della sala stampa, cioè il comunicato, il bollettino della sala stampa, sarà una sintesi dei lavori, cioè un testo unico con una sintesi generale dei lavori, ho capito bene, quindi un testo meno dettagliato del bollettino che conosciamo sempre. E poi l'altro dettaglio, solo per chiarezza, ci sarà quindi ogni giorno una conferenza tipo questa, un briefing tipo questo, con tutti quanti insieme in diverse lingue con un padre sinodale ogni volta? Dunque. Bene, posso appena, poi do la parola a padre Lombardi. Sì, vorrei dire questo, che ci sarà questo bollettino che farà una sintesi effettivamente di quello che è stato detto in aula. Saranno anche detti i nomi degli interventi, cioè di coloro che sono intervenuti, in maniera che diventa già un materiale adatto per il vostro lavoro immediato. Cosicché, dato la velocità dei mezzi di comunicazione, non credo che dovete avere chissà, è il tempo che conta. Quindi voi avrete immediatamente attraverso questo bollettino, cioè ci sarà il briefing prima, il briefing, e poi la sintesi viene nel bollettino della sala stampa. Lei può aggiungere alcune cose? Sì, credo che bisogna spiegare un po' dettagliatamente, sì, per evitare confusioni. Dunque, noi abbiamo pubblicato lunedì un bollettino sul servizio che si fa durante il sinodo, abbastanza dettagliato, che dovrebbe dare una certa idea. Noi abbiamo, come sa chi ha seguito i sinodi, dei momenti differenti che scadenzano un po' lo svolgimento del sinodo. Lunedì mattina prossimo c'è la relazione generale. Della relazione generale voi avete la diretta e seguite tutto, qui in video, in audio, eccetera, dalla sala stampa e così via. Poi avrete nel lunedì successivo di nuovo la relatio post disceptazione, idem, in diretta la potrete seguire tutta completamente. Poi avrete nel sabato conclusivo, quindi sabato fra due settimane, una conferenza stampa qui, per la presentazione del messaggio certamente e poi di altre cose che si vogliano dire. Dopo la relatio introduttiva e dopo la relatio post disceptazione c'è qui una conferenza stampa come questa con il relatore e altri padri che vengano indicati dalla Commissione per la comunicazione, con il servizio di traduzione simultanea in diverse lingue che può, diciamo, servire ampiamente a discutere sulle relazioni che sono state fatte. Negli altri giorni che cosa succede? Distinguiamo la prima settimana in cui ci sono gli interventi in aula e la seconda in cui ci sono i circoli minori. Allora, per la prima settimana, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato mattina, qui alle ore 1 si fa un ampio briefing trilingue, come abbiamo fatto in occasione anche del conclave e così via, con le persone che conoscete, ci siamo io, c'è Tom Rosica, c'è Dorantes, e gli altri due relatori per il francese e per il tedesco sono presenti, però non moltiplichiamo gli interventi di qui immediatamente in cinque lingue, ma i due relatori, Romilda Ferrauto e Bernd Agenkord, sono a disposizione poi per sviluppi, approfondimenti, rapporti con i giornalisti nelle successive lingue. In questi briefing noi facciamo un rapporto lungo e dettagliato su tutti gli interventi che sono avvenuti nel pomeriggio prima e nella mattina,
sia quelli, diciamo, che erano preparati, sia quelli liberi che avvengono la sera. Ecco, e ne diamo la lista delle persone che sono intervenute e diamo un'ampia descrizione. Non vengono pubblicati tutti questi testi. Perché? Perché sono immensamente disparati tra di loro come lunghezza, come lingua, come genere. E negli anni passati noi avevamo qui 40 persone assunte per fare questo lavoro per i singoli bollettini multilinguistici e si è pensato di cercare di semplificare questo servizio per i 5 giorni in cui dura il dibattito generale. Quindi qui si parrà un po' la nostra nobilitade, cioè capire se riusciremo con questo lungo briefing a darvi una effettiva, diciamo, sensazione e percezione di quello che è stato toccato in aula nelle diverse lingue dai diversi padri. Però questa è l'offerta principale. Devo precisare che gli incontri con i padri noi li abbiamo pensati soprattutto per la seconda settimana, perché se nella prima settimana noi tre dobbiamo raccontarvi 40 interventi della sera e della mattina, se abbiamo poi anche i padri da far parlare, diventa veramente un po' complicato. Allora, noi per la prima settimana abbiamo pensato di concentrarci sul briefing lungo, dettagliato, fatto da noi. Sulla seconda settimana, invece, concentrarci sugli incontri con i padri, cioè qui noi non avremo più molte cose da raccontarvi perché gli interventi sono finiti, avremo qui ogni giorno padri che vi rispondono o, questo vedremo un poco, o insieme in più lingue da qui oppure distribuiti nei gruppi linguistici a seconda di come vedremo che sarà meglio fare o ambedue le formule, una volta tutti insieme, una o due volte distribuiti per lingue per avere più tempo. Quindi questo sarebbe il concetto. Poi, un altro servizio invece aggiuntivo che c'è in questo sinodo e vediamo come funziona, vedrete voi se funziona bene o meno. Dal canale, sito della sala stampa, voi avrete due servizi in più che partono. Uno è un servizio di tweet che seguono però le cose che avvengono qui, diciamo le conferenze stampa, i briefing, mandando, diciamo, regolarmente dei tweet che permettono di seguirli, ma non danno informazione nuova, diversa, diciamo, aiutano a sentire anche fuori, via tweet, quello che avviene qui come informazione. L'altra cosa invece che è nuova è un canale a cui si accede sul sito della sala stampa in cui voi avrete, diciamo, con successione e continuo nutrimento tutti i contributi che noi diamo, diciamo, a partire dall'organizzazione della sala stampa sul sinodo, non solo i testi scritti che troverete nel bollettino, ma anche una serie di interviste audio e video con i padri realizzate nel corso delle giornate diciamo nell'atrio della sala sinodale a cura di Salt and Light, Radio Vaticana, tecnici di Rome Report ci aiutano, quindi noi dovremmo pubblicare ad uso aperto per chi vuole usarlo, anche per diffonderlo in rete in modo gratuito e senza limiti, clip di interviste di padri che parlano e che dicono di cosa si sta parlando, qual è il loro atteggiamento e così via, in diverse lingue. Questo è un'offerta nuova che cerchiamo di gestire come proposta a partire da qui e mettere a vostra disposizione. Che altro dire? Sì, la cosa viene fatta in diverse lingue. Ecco, noi cercheremo anche con queste interviste di seguire quello che è un punto fondamentale che ha detto il Cardinale Baldisseri, un certo ritmo, diciamo,
sostanzialmente ordinato del dibattito a seconda di grandi capitoli. Quindi noi, nelle interviste che facciamo il primo giorno e che pubblichiamo sul canale, dovremmo parlare o dare voce ai padri per parlare dell'argomento in calendario, non di quello dell'ultimo giorno. Non so se è chiaro il concetto. Ecco, quindi il tipo di offerta che noi diamo, sia tramite i briefing, sia tramite i canali, è calcolato su questo ritmo che caratterizza un po' il sinodo, a differenza di sinodi passati in cui invece il dibattito generale saltava continuamente, no, da un tema all'altro, diciamo, durante tutto il tempo del dibattito generale, che rendeva più difficile anche magari seguire l'approfondimento dei diversi temi. Ecco, non so se sono riuscito a dare un'idea di quello che noi cercheremo di fare, poi voi valuterete se funziona e l'anno prossimo ne trarremo le conseguenze per il sinodo ordinario, per vedere se abbiamo fatto qualche cosa di utile o meno. Naturalmente, aggiungo, scusa se parlo tanto, Eminenza. Dunque, naturalmente ci sono tanti vescovi e tanti cardinali che sono qui presenti a Roma. Loro, con la loro saggezza e ragionevolezza, sono presenti a Roma e se uno vuole li cerca. Cioè non è che noi diciamo, non c'è... Qui abbiamo Alexander che viene con il cardinale Nichols. Bene, se uno ha bisogno, cerca il cardinale Nichols, parla con Alexander e prende contatto. Quindi io anche gli incaricati dei diversi vescovi o cardinali che sono qui a Roma li invito a lasciarci qui, ma anche alla sala stampa, il riferimento, in modo tale che se qualcuno ci chiede come raggiungerli o se sono disponibili per qualche cosa, noi possiamo anche fare questo tipo di servizio, ecco, evidentemente. Il dottor Scelzo, che è qui presente, mi diceva prima che ogni mattina ci sono i pool preparati, diciamo, dal servizio accrediti per i fotografi e per i cameraman, che verranno un po' distribuiti, non tutti insieme tutti i giorni, insomma, evidentemente a seconda delle richieste, con una certa, diciamo, una certa alternanza, in modo tale da non avere le folle ogni mattina. Ecco, questo poi... Scusa, Cindy aveva chiesto, riprendiamola. oppure Delia. Sono Delia Gallagher dalla CNN. Eminenza, volevo capire un po' il ruolo dei laici e coppie di sposi. Leggo che c'è una coppia, lei ha detto, c'è una coppia di sposi tra gli esperti, quindi vorrei capire che cosa fanno in più, ecco, rispetto agli altri, le altre coppie. E se allora l'iter della mattina e pomeriggio sarebbe che ogni coppia di sposi presenta un intervento seguito da 4 minuti, ho sentito, di interventi dai relatori e poi un dibattito generale. Se in questo dibattito generale possono partecipare anche appunto i laici e coppie di sposi o se questo è solo aperto ai relatori. Poi nella seconda settimana partecipano anche sempre i laici, coppie di sposi, nei circoli minori o solo appunto relatori. Grazie. Ecco, vuole che risponda subito? Sì, sì, di solito rispondiamo subito. A proposito appunto degli uditori, gli uditori sono in gran numero coppie, perché si tratta della famiglia, come ho già riferito, daranno la loro testimonianza in ciascuna congregazione, cioè in ciascuna sessione. È organizzata in maniera, credo che voi avete anche il calendario già, sì. Quindi potete vedere che che è previsto che una coppia di sposi pronuncerà la sua testimonianza. I membri che sono invitati
a parlare hanno a disposizione quattro minuti, anche gli uditori hanno quattro minuti. Quindi, ora, che dire, lei mi ha detto che tra gli esperti c'è una coppia. Sì, abbiamo pensato che fosse utile anche avere una coppia di esperti per mettere ancora di più una coppia dentro, diciamo, il quadro dell'assemblea, in quanto che possono aiutare loro stessi come esperti il segretario speciale. Questa è una cosa che ci è sembrata utile. Mm-hmm. Gli interventi saranno dei padri sinodali. La conversazione libera è dei padri sinodali, e cioè gli uditori in sé hanno uno spazio. Certamente quelli che hanno già parlato in questa occasione naturalmente già sono nella lista di quelli che hanno parlato, poi ci sono gli altri. Dovete tener conto che quattro minuti sono pochi, ma sono 191 coloro che devono parlare, e in due settimane, anzi in una settimana, non è facile distribuire tutto questo. Quindi ecco perché si dà il limite di quattro minuti, e anche gli interventi durante i circoli minores. Esattamente, secondo il calendario c'è un'audizione degli uditori che è il giorno venerdì, quindi è dedicata, direi, una parte della mattinata proprio per ascoltare gli uditori, esclusi quelli che hanno già pronunciato durante gli altri, perché questi hanno naturalmente già espresso la loro testimonianza. Ma nei circoli minori partecipano? I circoli minori partecipano naturalmente, e sono anche loro parte, lì possono discutere, possono parlare e dare un contributo nella discussione, e anche alla fine ci sarà un relatore del gruppo che naturalmente terrà conto anche delle opinioni degli uditori. Cindy. Cindy Wooden, Catholic News Service. Una domanda sui briefing ampio e dettagliato, perché ci sono alcune voci che dicono delle cose contrarie. Ci saranno dei nomi e citazioni dirette di quelli che i vescovi dicono, o sarà soltanto vostra percezione, sensazione generale? Cioè, io citerò lei o posso citare un vescovo che ha detto qualcosa nell'aula e cosa ha detto lui? Sì. Guarda, nel momento attuale la nostra idea è che si pubblichino tutti i nomi di chi è intervenuto, ma che noi nel nostro briefing noi non riferiamo dei singoli, i singoli contenuti. Quindi noi non diciamo il Cardinal Tal d'Italia ha detto questo, quest'altro. Noi diciamo sono intervenuti da queste persone, i temi trattati e le cose dette sono stati questi e questo. Questo è. Persone che dicono no, io non te lo dico. Se lui te lo dice, tu lo potrai sapere, ma non te lo dico io. Un'altra cosa è, naturalmente noi facciamo anche delle interviste, come abbiamo detto, lì tu vedi la faccia della persona che parla e quello che dice e il modo in cui presenta, diciamo, un determinato argomento. Ma non sembra più... Non si è mai fatto così, neanche per gli interventi liberi, neanche in passato. Ma abbiamo avuto i sintesi di ognuno, perciò era chiarissimo e era anche possibile citare un vescovo invece della sala stampa. Io non posso dire che la sala stampa dice che i vescovi nell'aula hanno detto che senso ha? Al momento attuale questo è, siccome si è deciso da parte del Sinodo di non pubblicare i singoli testi degli interventi, anche perché non ci sono di per sé disponibili tutti i testi scritti di quello che dicono i diversi padri. Ma se allora, parlate della libertà e apertura e trasparenza di questo processo,
quella va contro, no? No, guardi, vediamo le cose con chiarezza. Prima di tutto io ho spiegato che questo è un sinodo ridotto di per sé di tempo, di spazio e di persone. Vogliamo una cosa molto più dinamica, eccetera. Nel passato vi era un riassunto che veniva dato e ciascuno, e questo veniva preparato molto prima. Quello che a noi ci interessa è che quell'intervento che sia reale, non quello che l'ha pensato 15 giorni prima, che poi io che ero all'estero in quel tempo leggevo questi riassunti, effettivamente erano riassunti che non davano molte notizie, erano molto generici. Sì, bene, sì, va bene, lei è contenta di questo, allora si rassereni, ma voglio dire, allora questo è il fatto che noi vogliamo che i padri possano lì nell'aula avere un testo, ma allo stesso tempo poterlo modificare, e lo possono modificare anche a voce, allora che corrisponde, è questo che ci interessa di più. Direi che allora il riassunto che viene fatto riporta esattamente quello che è stato pronunciato, non quello che è stato scritto 20 giorni prima. È questo che è importante. No, i testi non saranno dati i testi. No, non dico questo, non dico che diranno questo. Io dico solamente che lì nell'aula i padri potranno esprimersi liberamente anche con testi diversi da quelli che hanno già scritto e che avevano. Quindi normalmente nel passato non veniva aggiornato il testo. Beh, voi sapete anche questo, lei sembra che sa tutto, mi sa. Venga qua, non so, ecco. Va bene. All'interno, forse lei è proprio dentro il sinodo, dentro, che so io, l'assemblea, che sa tutto. Comunque, lo sforzo che noi dobbiamo fare è questo, è quello, cioè, di comunicare veramente quello che è. Poi ciascuno di voi avrà la possibilità di contattare i singoli padri e domandare loro se quello che vogliono dire, questo che vogliamo dare libertà ai padri di potersi esprimere, e voi lo potete contattare. Eminenza, qua? Sì, sono Patricia Thomas di Associated Press. Vorrei sapere se lei può chiarire una, forse un malinteso che ho visto negli Stati Uniti, che sta crescendo adesso fra i divorziati e i sposati, la speranza che questo sinodo cambia la questione di comunione. Ho visto che tanti pensano che fra 2 settimane tutti in chiesa a prendere la comunione. Ovviamente non funziona così. Lei ci può anche escludere, per quelli che sono un po' forse confusi su questa questione, che in 2 settimane cambia qualcosa? Ma guardi, siamo all'inizio del sinodo, non sono io che decido o che parlo. Lei mi fa una domanda giusta, perché è questo che lei percepisce. E io credo che la libertà che il Santo Padre ha dato su questo tema, di poter discutere ampiamente, è sufficiente per poter dire quello che le persone attendono e anche quello che poi il sinodo decide, per cui non sono io qua a dire le conclusioni verranno alla fine del sinodo, dell'assemblea. Sono cosciente che la gente ha molte attese, ma dico che dovranno attendere, ecco questo che vorrei dirle. Non posso dirle ora, lei capisce che non posso dirle quelle che sono le conclusioni. Non abbiamo cominciato, non hanno cominciato, quindi questo credo che sia corretto rispondere. Posso sottolineare che c'è molta attesa, questo sì, e questa la accolgo. Grazie. Eminenza, Phil Pulella della Reuters, volevo seguire un po', fare un follow up su questo che
Allora, il cardinale Burke ha detto in un'intervista con un'agenzia cattolica: "The media have hijacked the synod", cioè i media hanno dirottato questo sinodo. Io direi che forse i dirottatori, ammessi che ci siano, vanno cercati altrove, e forse i media sono stati usati da questi direttori, ammessi se ci sono. Io, leggendo una parte dell'Instrumentum Laboris stamattina, vedo che questo tema dei divorzi e risposati occupa una pagina e mezzo, due pagine dell'Instrumentum Laboris. E mi pare che la vigilia di questo sinodo è più simile a una convenzione democratica repubblicana americana, dove tutti i spin doctor sono arrivati in forza per spingere la loro posizione, e sta diventando una single issue synod. Lei come intende riconciliare questo, ma anche di forse ricordare che, non so, che forse i problemi della famiglia non sono solo quelli degli Stati Uniti? Sembra che è un sinodo, almeno come lo vedono alcuni, quasi imperialistico, che viene dagli Stati Uniti, dall'Europa occidentale, con solo questa cosa. Invece questi che hanno portato tanta attenzione a questo, non hanno parlato di povertà, non hanno parlato di tutto quell'altro che c'è nell'Instrumentum Laboris. Lei, che sarà lì il traffic cop, il vigile urbano, dentro questa grande assise, come... E dopo voglio sapere se lei personalmente... Ecco, io ho reagito e reagisco in questo modo, sì, aspetta, per il mio ruolo. Chiedere un'altra cosa, aspetta. Voglio chiedere come lei... Sì, breve, la sua però. Opinione su questa battaglia tra cardinali, che è sceso anche a livelli un po' bassi. Allora, la mia risposta è questa, che dall'ottobre ad oggi ho dato almeno 50 interviste in varie, e ho sempre detto e sempre ripetuto che il tema dei risposati, comunione, raccoglie appena una pagina e mezzo, come lei dice. Sempre ho detto questo. Naturalmente che l'interesse è noto, che è quello che va lì, in quel settore. Quindi le dico che anche i media hanno la loro responsabilità nell'orientare l'opinione pubblica. Quindi io mi appello a voi di poter anche sottolineare altri aspetti, non soltanto quelli che riguardano i risposati e poi la comunione. Pertanto le dico che quelle persone che sono intervenute anche a livello molto alto ecclesiastico, assumono la propria responsabilità, ciascuno è libero. Allora, io direi che è più urgente, e lo ripeterò molte volte anche per tutti, di vedere globalmente tutto l'insieme. L'Instrumentum Laboris tratta di moltissimi temi, e anche riguardando alle sfide come tale, lei ha già fatto menzione di quello che l'Instrumentum Laboris dice, parla della povertà, parla del fenomeno migratorio, parla della poligamia, parla direi dei problemi familiari interni, abusi, violenze, tutte queste cose che dovremmo noi appunto affrontare, e direi che non dobbiamo nemmeno monopolizzare il tema nel campo occidentale. È questo che è importante. La mia preoccupazione anche nello scegliere le persone che parteciperanno al sinodo è stata proprio di avere una presenza continentale, cioè mondiale, di tutti i continenti, dove le realtà sono differenti. E dato che siamo a Roma, naturalmente c'è molta pressione del mondo occidentale. Però ecco, vi assicuro che i padri vengono da ogni parte del mondo con la loro esperienza e la porranno a disposizione di tutti, anche del nostro mondo occidentale e dei nostri problemi specifici. È aperto, sì. Gaia Pianigiani del New York Times. Io volevo fare una domanda riguardo... Mi sente?
Sì, sì, sì. Riguardo a questi interventi che alcuni cardinali, diciamo di stampo conservatore o così almeno li abbiamo definiti noi dei media, hanno fatto nei giorni scorsi in un libretto che è uscito, volevo chiedere se diciamo, l'espressione così pubblica e aperta di una posizione piuttosto diciamo estrema conservatrice è considerata appropriata da voi. E poi volevo chiedere un po' i dettagli della presenza del Santo Padre nell'Assise, se cioè quale sarà il suo ruolo, se sarà un semplice uditore o seppure potrà ovviamente a sua libera scelta intervenire, quale sarà un po' ecco il suo ruolo. Grazie. Per la prima questione, cioè gli interventi di alcuni cardinali o altri prelati, ecco, è avvenuta in due forme, o individualmente o in gruppo. Io credo che questo è un contributo, se vogliamo, perché qui non guardiamo le posizioni. Vogliamo andare avanti, camminare e avere quindi una prospettiva globale, le varie posizioni, e trovare poi un punto di convergenza. Il fatto stesso che oggi si parla della famiglia vuol dire che possiamo parlarne da un punto di vista dottrinale e da un punto di vista anche dei pratico pastorale alla luce del Vangelo. Questo è il discorso. C'è anche uno sviluppo teologico che tutti ammettono, tutti quanti i teologi che dicono che c'è, perché non è statico tutto, noi camminiamo nella storia. Fra l'altro la religione cristiana è storia, non è ideologia, è per questo che vorrei sottolinearlo. Allora, se questo sinodo è stato dedicato alla famiglia proprio perché il contesto attuale della famiglia è differente da quello di 33 anni fa con la Familiaris Consortio. E direi allora, se non c'è storia, andiamo, che so, dove? Diciamo una bella formula, 2000 anni fa e tutto è finito. Dobbiamo vederlo quindi nel contesto presente e saper calare quindi quello che è la dottrina autentica della Chiesa nella realtà presente. Questo è il primo punto. Il Santo Padre sarà presente tutto il tempo e sarà lui che aprirà le congregazioni con la preghiera, poi pronuncerà naturalmente alcune parole all'inizio della prima congregazione. E poi, come è di prassi, ci saranno i tre delegati, presidenti delegati che a turno presiedono, cioè dirigono, sono come moderatori, perché la presidenza naturalmente del Papa. E questo avviene come sempre avvenuto. E il Papa è libero di intervenire quando egli crederà opportuno. Poi ci sarà certamente alla fine una parola sua alla conclusione. Questo che posso dire della presenza del Santo Padre. Jerry. Vabbè. Sono Mariana Diaz del Cile. Volevo chiedere semplicemente se alla messa di inaugurazione si potrà partecipare, in particolare la televisione, se potrà essere presente con le telecamere ovviamente. Oh, certo. Beh, qui c'è tutto un... E poi... Beh, come sempre per delle news, perché invece la diretta viene trasmessa e il segnale è comune evidentemente, però diciamo, delle telecamere come dei fotografi che riprendono delle news ci sono sempre negli avvenimenti, si chiede all'ufficio accrediti e si va alla postazione e si va. Bene. Bene. O'Connell, American Magazine. Eminenza, ci saranno votazioni durante questo sinodo? Perché lei nella presentazione dice che alla fine ci sarà un rapporto, approvazione del rapporto. Ma è questa l'unica votazione o ci saranno votazioni nei circoli minori o come sarà? Bene, la votazione in aula avverrà una volta. E quella sarà l'approvazione del documento
E lo faremo, credo, vedremo, credo, in capitoli oppure in parti. E quindi ci sarà una votazione con placet o non placet. Questo durante i circoli minori, che cosa, non so se ci saranno, è previsto questo. Votano i modi all'interno dei circoli minori, quindi loro devono loro stessi preparare una relazione, che poi sarà quella presentata in aula, e quella relazione sarà votata dai membri. Sandro Magister dell'Espresso, volevo chiedere una cosa riguardo alla parte finale del sinodo. Se ho ben capito, ci sarà una conferenza stampa di presentazione del messaggio. Sì. Ma per quanto riguarda la relatio sinodi, sarà resa nota, come si faceva con le proposizioni, che di per sé erano dovevano essere coperte da segreto, ma in realtà venivano formalmente e concretamente offerte ai media? Sì, pensiamo che sarà pubblicato questo in tempo opportuno. Vediamo se nel momento oppure un giorno o due dopo. Vediamo. Comunque il documento come tale è unico, non ci saranno proposizioni, ma direi un po' una forma enfatica, ci sarà una proposta, cioè una grande proposta, se non una proposizione. Che è un documento, quindi già organizzato, già diciamo, e questo documento sarà reso pubblico alla fine del sinodo o immediatamente, penso di sì, perché stiamo noi parlando tra noi così, oppure un giorno o due dopo, dipende naturalmente dall'organizzazione, anche da come saremo pronti, perché dovrà essere approvato nei tempi giusti prima della chiusura e sì. Quindi sarà poi pubblicato. Sì, credo che questo è un punto che è da vedere, perché come tu ricordavi in passato, negli ultimi due sinodi noi avevamo anche pubblicato le proposizioni ufficialmente, quindi avevamo avuto una conferenza il venerdì sul messaggio e una il sabato sulle proposizioni, questo negli ultimi due sinodi. Questa volta qua certamente avremo il messaggio, ma le proposizioni non ci sono e credo che sia da vedere quando la relazio finale, diciamo così, è matura ed è votata. Io avevo capito che il sinodo lavorava anche sabato pomeriggio per questo, quindi non è prevedibile che noi parliamo di questo sabato mattina. Allora, quando ne parliamo... è una cosa credo che vedremo a suo tempo. In questo momento io ho promesso quella del sabato mattina, perché sul messaggio c'è certamente, e poi vediamo, ci aggiorniamo. Ecco. Sì, Sergio Mora di Zenit in spagnolo. Allora, qual è il peso di questo voto finale, che poi sono due sinodi, c'è questo e quello del prossimo anno, quindi... nelle decisioni che poi deve prendere il Santo Padre, cioè che peso hanno, e poi sono due, quindi una adesso o poi l'altra, tutte e due, insomma, come funziona? Grazie. Ecco, posso dire che non ci saranno delle decisioni, almeno perché vorrei far capire a loro che siamo in via diciamo, siamo in cammino di rendere più spedito questo organismo nel suo camminare. Per cui ecco, è previsto che il documento sarà la base per la seconda assemblea, dato che è lo stesso tema, e questa base, che potrei dire che so, è quasi come un lineamento solido, classico, sarà allargato poi con un piccolo questionario, e il tutto perché questionario? Perché il tema della famiglia è amplissimo, noi abbiamo cioè trattato solo una parte molto importante, centrale, ma ci sono altri argomenti
che non sono stati toccati e che prevediamo che saranno toccati perché saranno richiesti anche dai padri sinodali, come tale quindi sarà coadiuvato questo documento di base da un questionario e il tutto inviato alle conferenze episcopali perché loro stessi reagiscono su questo, dopodiché arrivate le risposte si confeziona l'instrumentum laboris del prossimo sinodo. Questo è il progetto. Pertanto non è che sia poco quello che stiamo compiendo con questa assemblea straordinaria, molto importante perché mette le basi e dà anche, direi con una seconda tappa, dà il tempo per riflettere di più su temi che sono molto molto sensibili e anche poter organizzare meglio con commissioni eventuali o con gruppi di studio e così andare avanti nella ricerca appunto di una risposta adeguata. Ciao, Ines Almartin di Crux e il Boston Globe. Io volevo sapere se è possibile avere una lista dei vescovi che parleranno con la stampa qui nella sala stampa per sapere quale sarà la sua nazionalità, quali saranno, io mi penso, il tema proposti per quelli vescovi. Ma come vi ho detto prima, i vescovi che vengono a parlare nella sala stampa noi li prevediamo soprattutto per la seconda settimana, perché nella prima abbiamo invece tutti questi abbondanti briefing in cui noi cerchiamo di fare una sintesi di tutti gli interventi. Allora, per quelli che verranno la prossima settimana naturalmente li annunciamo, naturalmente dobbiamo anche quando arrivano qui chiedergli se sono disponibili, poi magari anche alla luce degli interventi che avranno fatto, della loro loquacità e così via, cercheremo di scegliere persone diciamo adatte, d'accordo anche con la commissione dell'informazione che c'è nel sinodo presieduta da Celli e con rappresentanti, diciamo alcuni vescovi delle diverse lingue che fanno loro anche le loro proposte, danno i loro consigli. Quindi per la seconda settimana certamente voi saprete man mano che saremo in grado chi viene, ma per la prima no, perché noi di per sé noi non prevedevamo qui di invitare molti padri, che poi però potete contattare se credete, nessuno ve lo proibisce. Sì, Eminenza, Elisabetta Piquet della Nazione, volevo chiedere se questo documento che uscirà dal sinodo poi viene mandato ai vescovi e alle conferenze episcopali perché sia discusso solo dai vescovi o anche nelle diocesi, cioè a livello più basso. Grazie. È a livello di vescovi normalmente, però è chiaro che i vescovi devono pure consultare. Se sono temi nuovi possono consultare anche la base. Se sono quelli già esistenti, cioè che sono, e questo noi già conosciamo, possono integrare. Comunque noi lasciamo libertà ai vescovi e a quel livello che noi intendiamo diciamo, camminare in questo secondo percorso. Bene, ecco ancora una domanda di... Eminenza, Andrea Gagliarducci, una cosa, volevo capire bene la differenza tra le propositiones e la relatio sinodi, perché lei dice c'è una sola proposizione, però poi più volte ha detto che ci sono varissimi temi in cui si parla di questo sinodo. Come si fa a mettere in una sola proposizione, in una sola proposta, tutta la varietà di temi? Perché le proposizioni sono un documento abbastanza articolato, ma un documento solo. Grazie. Ma certo, lei quando scrive un libro che cosa fa? È chiaro. Prende un tema, c'è un tema solo e poi dopo me lo mette in capitoli. Il tema è la famiglia, poi dopo facciamo un documento. Le proposizioni erano distaccate da quello che so, perché ho potuto vedere, erano distaccate su vari temi. Poi occorreva una mente che li mettesse insieme e che formulasse quindi un documento. Noi cerchiamo di avere questa mente subito e che organizzi. Beh, per questo che ho detto simbolicamente, perché proposta? Perché è una proposta da fare al Santo Padre, perché è lui che avrà in mano il documento
e invece di avere 70 proposte, noi ne facciamo una che include le 70. Ecco, lei ha capito ora e penso che sia stato abbastanza chiaro. Bene, altri? Abbiamo ancora due domande e poi dopo andiamo. Sì, sono Gasparroni dell'Ansa, vorrei chiedere al Cardinale Baldisseri se la volontà del Papa di affrontare questo argomento con il questionario che c'è stato, molto ampio su vari temi, dimostra secondo lei la volontà, diciamo tra virgolette, aperturista di Papa Bergoglio su questi argomenti rispetto a altri fronti che invece sono più conservatori? Il Papa ha parlato moltissimo e parla continuamente sul tema, su differenti temi e vuole che il popolo di Dio a tutti i livelli si esprima e che dica quello che è e quello che pensa. E questo credo che è una novità, nel senso che interpellare la gente comune su temi che poi la riguardano come la famiglia probabilmente non è avvenuto, almeno è avvenuto forse nelle parrocchie, ma in senso globale, come in questo caso, non era avvenuto. Ecco la novità. Allora il Papa vuole questo e quindi apre alla libertà. Poi dice i problemi sono importanti, ha parlato anche dell'ospedale di campo per dire che noi dobbiamo guardare la gente che soffre, la gente ferita, la gente. Questo. Allora la Chiesa deve avere uno sguardo particolare su questo. Non che non lo facesse prima, ma lo deve fare in una maniera nuova, immediata, uscire dalla Chiesa. Quando dice uscire dalla Chiesa, perché prima non c'erano missionari, c'erano missionari. Però è un atteggiamento nuovo, nel senso che tutti quanti devono uscire. Allora vedere le realtà naturalmente fanno riflettere e questo è anche un segno di amore e parla di misericordia in questo senso. Bene, ecco. Sì, buongiorno Eminenza, Daniela Petrov della Associated Press. Volevo sapere qualcosa sulle famiglie che saranno presenti, gli auditori. Come sono state scelte? Da dove vengono? Cioè lei parla anche di una famiglia esperta. Esperta in quale campo? Volevo sapere se saranno tradizionali famiglie che perfettamente seguono la dottrina cattolica o se saranno anche qualche laico con dei problemi più laici, diciamo, delle famiglie odierne. Guardi, tra gli uditori e uditrici vi è anche il caso di un matrimonio di mista religione, per esempio, noi abbiamo voluto inserire anche questa l'esperienza della vita vissuta in famiglia tra un musulmano e una cattolica. Abbiamo cercato di avere questo. Naturalmente abbiamo voluto che queste famiglie testimoniassero la bellezza del matrimonio e la possibilità anche in casi difficili che possano quindi mostrare che la vita della famiglia e vissuta nel matrimonio è possibile secondo la fede cristiana. È questo che abbiamo scelto in tutte le parti del mondo con tutte le varie le esperienze e culture. Le ho dato un esempio per dire che è stato questo il nostro progetto, il nostro criterio. Se posso aggiungere una parola, credo che se voi leggete l'elenco dei partecipanti che noi avevamo già pubblicato si vede molto bene che sono coppie, per esempio, impegnate in diversi movimenti, organizzazioni che hanno una competenza specifica per quanto riguarda la vita familiare o la vita di coppia. E quindi questo si capisce molto bene. Ci sono quelli dell'Equipe Notre Dame, ci sono quelli di Couple for Christ, ci sono quelli di Marriage Encounter, insomma ci sono veramente un po' i rappresentanti delle principali iniziative e movimenti e associazioni che operano in questo campo dal punto di vista cristiano e con una scelta anche internazionale di lingue diverse.
Jorge Gutierrez dell'Universal del Messico. Eminenza, io mi scuso che insisto su questo tema che lei già ha spiegato, che non è l'unico, questo dei divorziati che si sono risposati, per chiedere una cosa. Lei ha parlato che delle coppie casate, sposate, eccetera, partecipano a questo grande evento. La mia domanda è questa: ma la gente, per esempio, sia un divorziato, una donna divorziata e che si è risposata, o con i suoi nuovi compagni, avranno diritto anche a intervenire durante il sinodo? Divorziati, risposati, eccetera, non ci sono come uditori o uditrici. Questo è un problema, noi non vogliamo prendere il problema dentro, è chiaro che noi l'ascoltiamo, e questo è il fatto, e ascoltiamo con molta attenzione tutto questo, però vorrei sottolineare ancora che il matrimonio e la famiglia è una istituzione stabile. Almeno l'80% è stabile. Ci sono poi delle questioni, che dobbiamo dei fenomeni che dobbiamo noi tener conto. Quindi la sottolineatura da parte della Chiesa, anche in un consesso come questo, è quello di mostrare che il matrimonio e la famiglia, il matrimonio è possibile e che possa essere, diciamo, un matrimonio stabile e quindi permanente per tutta la vita. E la famiglia è costituita da un uomo, una donna e figli, e che quindi c'è veramente una bellezza che dobbiamo ben presentare al mondo. Poi terremo conto di tutti questi problemi e la Chiesa deve chinarsi dinanzi a queste problematiche e chinarsi con, come dice il Papa, con misericordia. E questo è il discorso che vorrei sottolineare. Bene, ultima, Pediagno. Sono Agnew, Irish Times, Dublino. Allacciandomi all'ultima domanda, non sarebbe stato meglio invitare tutti questi movimenti tipo Wiesenkirche, International Church Reform, i cattolici veri, genuini, ma che sono molto preoccupati e che sono chiusi da questo dibattito. Non c'è posto per loro, anche i riposati divorziati. Non sarebbe meglio invitare loro al Sinodo e sentire di persona loro? Dunque, io le spiego, quando ci sarà un sinodo per i laici, lo faremo per i laici, questo è un sinodo per i vescovi, e questo è fondamentale, non dovete pensare a un'altra cosa, questo l'ho detto già all'inizio io, quando ho messo piede qui la prima volta per lanciare il questionario famoso. Questo è un sinodo dei vescovi. A questo sinodo dei vescovi naturalmente partecipano anche dei laici. Infatti i laici in questo caso, che sono uditori, non hanno diritto di voto, possono parlare, perché lei può dire perché non ha, certamente, però quello che noi vogliamo insistere è questo, che i problemi ci sono, dobbiamo affrontarli. Noi abbiamo dato possibilità a tutti di poter scrivere, di poter inviare i loro problemi, cioè diciamo, a quel questionario, e noi abbiamo recepito tutto questo. Ma io non vedo necessario che questo sia studiato, e poi se ci sarà bisogno nel futuro in altra sede di anche chiamare queste persone, sarà fatto, ma non in questa sede. Grazie. E mi permetto di aggiungere a questo che ha detto adesso il Cardinale un punto su cui anche prima Tom aveva richiamato la mia attenzione, che forse può essere utile
anche per quanto riguarda il modo in cui poi noi riferiamo degli interventi. Si tratta di un sinodo straordinario in cui, per statuto, partecipano i presidenti delle conferenze episcopali. Quindi gli interventi che vengono fatti anche dai padri sono fatti in quanto rappresentano una conferenza episcopale, un'area, una cultura, una situazione di chiesa, più che una singola personale posizione. Ecco, quindi questo è il significato di questa fase del sinodo straordinario, che è molto interessante, quindi anche per la natura degli interventi che vi verranno fatti. Grazie a tutti per l'attenzione. Che c'è? Italiano. Non in ungherese, speriamo. No. Grazie. Allora, grazie a tutti. Allora, arrivederci lunedì per la conferenza qua. Che c'è? Sì, il cardinale è a disposizione per delle interviste, ma non qua, che se no lo sotterrate, ma nel corridoio qui vicino. Quindi passare dall'ingresso per chiedere l'intervista con il cardinale. Grazie. Però il 90%. Bene. No, io sto, mi metto in mezzo. Eccoci. Adesso qui non c'è l'altro.